Allora, comincerei col tema non economico. Abbiamo tutti, anzitutto, questa nuova situazione in cui vediamo concretamente la guerra, e io vorrei rendere veramente omaggio alla Sette, a tutti gli altri media e ai vostri corrispondenti dai teatri di guerra che fanno un lavoro straordinario. È vero che non è la prima volta, perché già, per esempio, nel caso dei Balcani avevamo queste testimonianze visive, però allora non eravamo ancora scettici di professione in un certo senso, perché adesso con tutto il diluvio di fake news che abbiamo avuto in questi anni per i social media, per il modo in cui la politica viene fatta, eccetera, dubitiamo sempre di più. Però, francamente, in un caso come questo, io credo che, mentre è sicuramente auspicabile una indagine approfondita in futuro, imparziale, che io personalmente vedo come base per il lavoro di un tribunale penale che si prenda cura dei colpevoli di questi massacri, a cominciare dal presidente della Federazione Russa Putin. Ma comunque, questa massa di evidenza e di testimonianze che stiamo avendo non lascia nessun dubbio su da che parte sia, il torto. E poi ci potranno essere, dettagli. E questo sta comportando una, come dicevo prima, un'unità dell'Occidente straordinaria, e anche nel voto, purtroppo, che non ha conseguenze in sede di Assemblea Generale dell'ONU, abbiamo visto una maggioranza di contrari alle posizioni della Russia senza precedenti. La frase del presidente Draghi, ma io la difendo, la frase forse non sarà stata perfetta, l'analogia può non essere stata perfetta, ma il concetto, il messaggio, sì, lo sono. Qual è il messaggio? Che la pace ha un costo, e la pace ha un costo anche per noi che vediamo la guerra dai salotti, dal divano e attraverso gli studi televisivi. È un costo evidentemente non così drammatico come per chi ci lascia la pelle o uccide, drammi entrambi, ma è comunque un costo economico, grosso, può diventare molto grande e un costo che può comportare sacrificio, sacrificio in termini di qualità della vita, in caso della temperatura, eccetera, nelle torride estati di certe parti d'Italia, se ci dovesse essere un razionamento. Senatore, scusi, Ma però la sensazione è che non basterà spegnere il condizionatore d'aria anche se l'estate sarà molto calda e sopportare il caldo, perché il problema è l'industria poi, no? Il sistema produttivo, non è tanto l'aria condizionata. certamente, ma io usavo il condizionatore perché ne ha parlato Draghi, ma comunque dovremmo tutti pagare un prezzo anche per questa guerra. Circa la questione uso domestico o uso industriale, io credo che varrebbe la pena di considerare una proposta che è stata fatta da un economista tedesco che si chiama Daniel Gross, che vediamo spesso anche alla televisione italiana, che è intelligente, credo che l'Europa stia cominciando a considerarla, e cioè, secondo Daniel Gross, è possibile rinunciare al gas russo, anche se ha un costo elevato, ma c'è un'alternativa, dice lui, qualcosa che si può fare subito, è una tassa sul gas di Putin. La sua proposta è Dazio, una sorta di dazio. esattamente, Eh un sì. dazio del 20-30%, dice lui, sul gas russo, solo quello Ecco, russo. ma Questo professore, questo ad esempio è un aspetto interessante, molto telegrafico, e poi dobbiamo salutare Natali Tocci. Però il fatto che ad esempio domani i ministri degli esteri si ritroveranno con Borrell, ma hanno tolto dal tavolo il tema più spinoso che è quello proprio del gas. Proprio perché i tedeschi sono i primi che questo non lo vogliono. E quindi senza il sì dei tedeschi è molto difficile immaginare che siamo noi i primi a farlo, diciamolo Ma, per. pro ma proprio per questo è difficilissimo immaginare che i tedeschi o noi o anche qualcun altro possa essere a favore
dell'embargo, del non consumo di gas russo, ma un sistema come questo, come quello che ha in mente Daniel Gross con un dazio, permetterebbe per esempio all'industria, che ne ha disperato bisogno, di andare avanti ad averlo, certo a un prezzo più alto, che servirà anche ad attivare altre fonti che non richiedono tutte nuove infrastrutture. Per esempio, un'importante missione del presidente Draghi ad Algeri di lunedì, a quanto pare mirerà anche a riempire di più il gasdotto Algeria-Italia. E di questo parliamo tra pochissimo con il servizio di Roberta Benvenuto, che proprio questo ci racconta, cioè gli interessi.